Siamo al 79° posto per libertà di informazione in questo paese. Che cosa volete che crediamo? Chiamateli Novax, No Mask, No Tax, No Smack, negazionisti, complottisti. Il movimento 3V, che sta per vaccini, vogliamo verità, e che ha aggiunto la propria sigla all'espressione libertà di scelta, presentando in Prato della Valle a Padova il candidato alle regionali Paolo Girotto, veterinario di Montegrotto Terme, non si cura di nulla ma guarda e passa. Imposta la propria campagna elettorale a proposito della, dicono, dissennata politica di gestione dell'emergenza sanitaria da parte del governatore veneto Luca Zaia e, sempre testuali parole del movimento, del genio di Crisanti, il direttore della microbiologia universitaria cittadina, e della sua strategia dei tamponi, per i quali stranamente si sono trovati tanti soldi a dispetto dei fondi di barile di cui la sanità del nostro paese deve solitamente usufruire, soldi che potevano essere risparmiati per aiutare le centinaia di famiglie italiane in gravi difficoltà economiche. No alla dittatura sanitaria, dichiarano al Movimento 3V, e no al condizionamento che la nostra vita ha subito a causa della pandemia, e no all'integralismo del rispetto delle regole che ci hanno rovinato la vita, trasformando l'Italia in un paese dell'odio e del distanziamento sociale. Non sono mancati gli attacchi alla stampa soggiogata al potere, tanto che un giornalista locale presente è stato addirittura aggredito fisicamente, macchiando con il gesto di qualche fanatico un pomeriggio di sole e gran caldo, ma anche di entusiasmo popolare, per ragioni ampiamente condivise da uomini, donne e famiglie che si sono fermati ad ascoltare il parere dei diversi relatori alternatisi sul palco di Prato della Valle, tra cui medici, farmacisti, fisici e giornalisti della stampa non allineata, è stato puntualizzato, nonché delle associazioni dei consumatori come Confedercontribuenti, dove si sono viste anche le due candidate di Marche e Toscana, un medico ed un avvocato rispettivamente, per un'occasione in cui sostenitori e non si saranno comunque posti delle domande, perché, come talvolta, per non dire quasi sempre, accade, certe verità si conoscono, non vengono rispettate, e quando si decide di farle venire a galla risultano più che disdicevoli, al limite dell'eresia. E un tempo gli eretici finivano sul rogo. Più dell'oro, più di qualsiasi.